Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di The Battle Cats. Arriviamo a 1000 like, condividete il video e iscrivetevi al canale se non vi lascio l'hashtag The Battle Cats qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. E andiamo avanti con questa nuova puntata ragazzi. Oggi andremo a fare un altro livello dei Crazy Head e poi vediamo che altro riusciamo a fare. Voglio cercare di tornare a fare quei bei 20 minuti di video, quindi farò anche altro, magari andiamo avanti nella storia oppure nei livelli leggende. Intanto mi sono farmato le mie solite 10 mio capsule, con grande piacere. Vi ho fatto vedere pure nel video di ieri com'era facilissimo farmarle e quindi andiamo avanti. Prendiamoci tanta altra bella robina. Ok, tutta roba è probabilmente andata a scambio grazie al pesce gatto che adesso è potenziato alla grande. Il gatto alto che lo andiamo a potenziare ancora e vai con tutti i potenziamenti massimi che possiamo fare. Ok, abbiamo anche il gatto mucca, va bene così. Rimessa, allora vediamo un po' quanta roba andrà scambiata. Scambia con biglietto. 3, 4, 5 cosine col biglietto. Quindi prendiamo un mio biglietto raro che andiamo a utilizzare immediatamente. Tutto il resto va a potenziare. Ottimo. Ottimo davvero. Ok, abbiamo anche un pochino di capsule evento Heartbeat, perché giustamente ogni tanto cerco di rifarli per poter prendere almeno qualche altra bustina per potenziare quei gatti che sono ci rimangono sul groppone, tipo il gatto leo maschiaccio, effettivamente sarebbe ancora da potenziare. E ci dà anche un po' di esperienza che non ci dispiace per niente. Ok, proseguiamo, vediamo un po' se qui possiamo andare a ritirare robina. Grazie, usa tutto, molto gentile. Vuoi continuare? Sì, tutte le mie capsule sono state aperte. Allora, a questo punto c'è rimasta una mia capsula rara. Ho visto che abbiamo ancora il white di capsule, molto interessante. Ma abbiamo anche l'Iron Legion, che prende anti-zombie e Aku. Sinceramente vado ad aprirmi un altro white. Ottimo, vediamo un po' cosa succede. Ci uscirà roba buona? Vabbè, un gatto rock, non ci dispiace. Giustamente è stato inviato nella rimessa felina, vediamo se va a potenziare oppure roba in più che possiamo scrappare. Ok, sembra che va a potenziare, quindi diventa un bel 34. Beh, non ci dispiace. Ok, cosa andiamo a fare oggi? Come vi ho detto c'è un altro livello che mi mancava di quelli specifici per i Crazy Cat, per i gatti matti, e anche voi volete vedere come si fanno. Abbiamo la lucertola matta, giustamente scarica da 13 ore, quindi vi faccio il video immediatamente. Quando stiamo vedendo l'evento, potrebbe essere già finito. Io la mucca l'ho fatta, il panzer l'ho fatto, mi manca effettivamente la lucertola matta. Allora, intanto vediamo un po', dovrebbe essere una cosa che voglio leggere, assicurato il fatto che mi dà la lucertola matta, garantita. E già mi sono fatto il deck apposito per fare questo livello, così vedete anche come si fa senza sempre Uber. Addirittura non servirebbero neanche i gatti speciali. Il deck è questo qui, vi servono due mid shield, il terzo è opzionale, poi vi serve la Periscat che in pratica non è altro che il fulcro di questo deck specifico, e poi vi serve o un attaccante veloce che è il Butterfly in questo caso, che è questo qui che abbiamo davanti, gatto farfalla, se volete vedere anche l'info dell'unità, è antifluttuanti, danni enormi e abilità attacco singolo, ok? Oppure potete andare di gatti resistenti, quindi andate o di titano o di isola, oppure potete andare anche di ramen in spam. Quindi scegliete qual è la vostra combo. Io l'ho messi tutti così, vi faccio vedere. Giustamente io probabilmente andrò col butterfly. Allora, dai, andiamo direttamente in gioco e vediamo questo mammiferi difficile più come lo facciamo. Allora ragazzi, mammiferi difficile più. Ci dice che le butterfly le dovremo eliminare solo di Peris. Non so effettivamente come sia possibile, ma probabilmente si può fare giocando solo Peris, eliminare le butterfly. Vediamo un po'. Possiamo provare? Ok. Sembra di no, quindi dai. Facciamo così. Il shield e Peris davanti. Potrei anche andare del nostro bellissimo swimmer. Ok, proviamo. Perché dobbiamo fare un sacco di punti, a parte per livellarci, ma anche per evocare. Quindi questa è la situazione attuale, che dobbiamo stare in stallo là davanti, fare più punti possibili. Ok, facciamo un livello 5, così evochiamo molto più velocemente, i punti salgono. Ok, evocato roba, brutta situazione. Vai così. Adesso dobbiamo andare con tutto quello che abbiamo importante e cercare di buttare giù immediatamente gli avversari. Non dobbiamo avere remore perché abbiamo un bel po' di punticini. Ok. Sp-
spammiamo tutto quello lì che ci può dare soddisfazione, comprese le Peris e gli Swim, per fare un bel po' di danni. Oh, una delle foche è andata giù con piacere. Il Behemoth non arriva neanche a colpirlo. Ok, vediamo un po' se la Peris ci dà un po' di possibilità. Vai, niente, oh. Behemoth non tocca. E nulla. Spingiamo il più possibile, vediamo un po' se riusciamo a combinare. Niente. Oh, non ha dato un colpo il Behemoth. È proprio sprecato, raga. Proprio sprecato. Ok, ci stiamo avvicinando ai Lizard finalmente. Vediamo un po' se riusciamo a tirargli qualche colpo, magari con i Ramen. Butterfly, ci piacerebbe tirarlo. Ok, per ora stiamo mantenendo pulito. Però non vedo colpi sui Lizard. Oh, un Lizard è stato buttato indietro però, Forse, forse qualche danno glielo stiamo tirando. Forse, forse. Vediamo un po' che riusciamo a portare a casa. Più che altro dovrei evocare veramente un sacco di Peris, che non sto evocando perché sono un pirlotto, che sono le Peris in questo caso a fare egregi danni. Vai così. Stiamo tenendo botta. Il problema è che non riusciamo ad avanzare. Ha evocato le altre foche, le maledette foche. Per ora spammino di Mid Shield. Ok, dovrei andare di Butterfly. Oppure andare cattivo di Isole e Titani, per essere un po' più tanky. Però sembra che stiamo reggendo botta per ora. Vediamo un po'. Paris. Dobbiamo riuscire a eliminare quelle maledette foche. È un problema enorme, a mio avviso. Ok, una delle foche è andata giù. Allora, vediamo un po' se utilizzare la strategia tankosa ci conviene che utilizzare la strategia butterfly. Vediamo un po'. Mi sa di sì, sinceramente, Meglio una strategia resistente con un bel titano che riesce ad arrivare a colpire e a fare danni. Forse è la mossa migliore. Il problema è che quelli ci devastano tutto tranne il titano. Titano fa il suo dovere, Ha tirato qualche colpo ad aria. Ok, mettiamo un po' i ramen. I ramen, non mi ricordo, facevano danni ad aria? Mi sembra di sì. Ok, Peris. Quindi penso opterò per la modalità tankosa. Ok. Che altro non riesco a arrivare neanche a evocare l'isoletta. Olè. Forse ci voleva un bel Maxed, ragazzi. Sono andato a sottovalutare la situazione, probabilmente. Le foche sono alquanto fastidiose. Siamo riusciti a eliminarne una. Va bene così per ora. Il problema sono quei Crazed là dietro che non riesco ad arrivare a toccare quasi in nessuna maniera. Ok, eliminiamo la foca, grazie. E ne ha evocata un'altra. Cioè, quei pochi danni che riusciamo a fare i Lizard si prendono proprio da lontanissimo. Non ci fanno toccare gli avversari, in pratica. E niente, non ci riesco, raga. È brutta sta situazione. Perché una volta che facciamo quei punti iniziali, poi andiamo in stallo totale. Ok, vediamo un po' se riusciamo a ribaltare di nuovo la situazione. Ale. Io dovrei riuscire a evocare altri titano, perché ho visto che funzionano veramente bene. Riescono a colpire ad aria e a fare diretti danni, a resistere ai Lizard. Quindi quella è la situazione. Tankosi il più possibile, danni. Il problema è che me lo one shottano. Dai, non mi puoi one shottare il titano così. Ma chi sei? Ma dai. Vediamo un po' le Peris se ci danno soddisfazioni. Sì. Sì che ci danno soddisfazione le Peris. Io sottovaluto sempre le Peris, raga. Sono veramente fantastiche a mio parere. Ok, però non riusciamo ad avvicinarci a quei cavolo di Lizard. Manco a farlo apposta, raga. È pazzia. Si difendono in una maniera. Ok, siamo riusciti a toccarli. Finalmente due colpetti se li sono presi. Ok. Per ora, diciamo, questa è la situazione. Dobbiamo riuscire a eliminare quelle due maledette foche. Ok. Dovrei riuscire a evocare qualche butterfly, però vedo che vengono eliminati subito e questo mi dà un... non so di che pensare, perché comunque fanno parte della strategia, quindi vai a capire. Ok. Va bene così, le Peris sono state buttate giù alla grande. Ce ne ho veramente tante, raga. Per fortuna che reggono. Però non riescono ad arrivare a colpire il Lizard, perché le fiamme lo fermano prima.
È enorme sta situazione. Pericolosa. E non riesco manco a vedere i miei butterfly. Dove sono i miei butterfly? Cioè, solo i titani fino a mo' hanno toccato i lizard. E i ramen qualche volta quando l'abbiamo evocati nella partita precedente. Quindi non comprendo. Mi sento un attimo confuso. Vediamo un po' se sti lizard riescono ad andare giù. Niente, vengono beccati leggermente. Ma non so neanche se ne ho ammazzato qualcuno. E guarda, butterfly non arriva a toccarli, raga, non arriva. Bah. Andiamo a capire. Però per ora stiamo reggendo botta. Speriamo di continuare così. Ok. Le peris per buttare giù ste maledette foche. Olè. Che poi mi fanno evocare almeno un titano. Infatti la combo è sempre così, abbiamo capito. Oppela. Oppela. Vediamo un po' se riesco a evocare un altro titano d'aria. Vai, titano evocato. Muovo, evoco pure un po' di ramen. Perché devo riuscire a arrivare a toccare quei maledetti lizard in qualche maniera. E i peris muoiono prima. Ad aria riusciamo a colpirlo col titano. Guardate come piglia il titano. Pure i ramen reggono che è un piacere comunque. È bellissimo. Arrivano sotto almeno, dai. Ok. Ci sta, dai, i ramen toccano. Attaccano pure. Bene, le peris che fanno il loro dovere. Sto provando con i ramen, raga, ad aggiungere i ramen. È una battaglia lunghissima questa, comunque, eh? Si stanno facendo impegnare non poco. Però adesso, grazie ai ramen e un po' di peris, stiamo sconfiggendo più facilmente le foche. E quello è il nostro problema, perché le foche proteggono i lizard. Quindi non riusciamo mai a toccarli, perché non penso abbiano tanta vita. Penso facciano tanti danni e basta, sti maledetti. Ma qua, qua, qua. Guarda che roba. Oh, però almeno adesso li abbiamo toccati un po'. Almeno adesso qualche colpetto se lo so presi. E dai. Oh, dai che becchiamo. Ok, però si è nascosta dietro ai lizard la foca. Dovrebbe essere un grosso problema, a mio parere. Vai così, evochiamo almeno una peris, perché sembra che abbiamo finito le peris. Gatti ramen, fateci sognare. Spam di gatti ramen. Ok. Oh, lunghissima questa battaglia contro i mammiferi. Stiamo facendo una battaglia infinita. Perché non vogliono andare giù i lizard. Però la stiamo facendo senza usare Uber. In pratica non sto evocando manco speciali, se ci fate caso. Sto andando avanti a ramen e a peris. Ok. Perché i ramen reggono veramente tanto. Belli. Belli belli i ramen. Soddisfazione. Olè. Vabbè, metto pure un gatto isola. Vediamo un po' se regge. Olè, è andata giù anche l'altra. Ritorniamo ad attaccare i lizard. Questa è la battaglia più lunga che penso abbia mai fatto fino ad ora. Penso ne abbia fatte pure peggiori. Però magari l'ho fatta in live e non in video. Ma già evocato un'altra fochetta? Eh no, però. Stiamo un po' esagerando con queste fochette, o sbaglio? Niente, ha rievocate tutte e due fochette. Che devo fa? Continuiamo a spammare. Cioè, si è sorpresi più cannonate lizard di tutti gli attacchi che abbiamo fatto fino a mo'. Vediamo un po' il butterfly se riesce a tirare una botta a quelle foche. Niente, non ci arriva a colpire. C'è qualcosa che non cosa con la combinazione che dicono di utilizzare. Perché la butterfly in pratica forse era utile soltanto all'inizio contro le farfalle. Sinceramente, l'unico momento che ci ha dato soddisfazione, presumo, di aver capito. Ok. Buttiamo giù qualcuno, così evochiamo un'altra peris. La foca è andata giù. Metto un titano perché mi serve in titano. Se no, i cavolo di lizard prendono danni solo dal ramen, in pratica. E da qualche shield ogni tanto gli tira un colpetto. Vai titano. Vai titano ad aria, ti prego, titano. Facci sognare titano. Oh, Grizzid mandati indietro, ho visto. Questa è una cosa buona. Un knockbackino è stato fatto. Potrei evocare un altro titano, ma... abbiamo di nuovo le due foche maledette davanti alla faccia. Ok.
che spero vengano eliminate molto presto, sia dai Ramen che dalle varie Peris che adesso abbiamo sul terreno. Non ce n'abbiamo più una sola, quindi male che va. Olè, un altro titano. Dura, l'è dura. Anche perché io prima ho provato a evocare, come avete visto, il Behemoth. Il Behemoth mi viene one shottato, quindi non lo calcoliamo proprio. Andiamo a dritti. Vediamo un po' altre Peris. Peris a manetta. E non riescono ad arrivare a toccare però. Quindi mi tocca, ti ho detto, girare verso il Ramen e verso l'isola. Cioè devo andare tanki per forza. Oh, ma non muoiono poi ste Lizard. Cosa c'hanno nel corpo? Oh, immortali davvero. Ok, ecco, ci vorrebbe veramente una situazione diversa. Comincio a sudarla. Questo anche perché non ho messo il max, quindi anche la ricarica di energia è più bassa del normale. Quindi vi sto facendo vedere che è fattibile con difficoltà, anche senza power up importanti. Giustamente la partita durerà tanto perché stiamo in stallo, come vedete. Riusciamo a fare dei colpi, ma non sono sufficienti a fare un one shottino. Ce la possiamo fare! Vogliamo la Lizard potente. Cattiva. Che fa danni. Vai così. Pulizia. Ok. C'è rimasta una foca maledetta là davanti, che non vuole scendere. No, due foche maledette non vogliono scendere. Un'altra volta titano, grazie. Forse il cyber qui mi avrebbe fatto comodo, però costa troppo. Costa troppo e per lo spam di energia che dobbiamo utilizzare è un problema. Ok. Per ora diciamo siamo in situazione di stallo. Di nuovo. Andiamo con le Peris, andiamo con i Ramen. E se no dovrei provare solo Ramen. Però adesso che siamo in questa situazione di né vantaggio né svantaggio, andare a cambiare strategia all'ultimo ho paura che potrebbe rigirarsi contro di noi. Ok. Vediamo un po'. Dovremmo riuscire a eliminare le foche più velocemente di prima. Perché l'importante è quello, se riusciamo a eliminare le foche magari riusciamo a poi colpire i Lizard. È quello il nostro difetto attuale, non colpiamo i Lizard. E l'unico momento in cui colpiamo i Lizard è quando evochiamo il Titano, oppure arrivano più Ramen sul terreno e allora magari arrivano a toccare. Perché le Peris non toccano. Cioè, le Peris non toccano, raga. Le Peris ci servono solo contro le foche. Pazzia. E infatti la foca mo arriva e ci tocca. Oh, Titano ha retto di più e l'ha knockbackati abbastanza, eh. Questa cosa mi ha dato soddisfazione. E mo sono ritornate le foche, quindi di nuovo Ramen e Peris. Vabbè, abbiamo capito. Quando c'è sta quell'altro non evochiamo le Peris. Evochiamo roba grossa. Cerchiamo di traccheggiare in questa maniera. Riusciremo a arrivare sotto torre? Chi lo sa? Oh, sono ben 23 minuti che stiamo combattendo contro mammiferi. Pazzia. Forse la battaglia Crazed più lunga della storia. Ok, siamo riusciti leggermente ad avanzare, a levare di nuovo le maledette foche. Riandiamo con i Ramen. Vai così. I Ramen attaccano, grazie. Per fortuna. Le Peris vanno giù che è un piacere. Niente. Sono riuscito a rievocare un altro titano. Perché adesso ci stanno comunque le foche che tornano. Le dura. Le dura, le dura. Vediamo un po'. Una bella torrettata sulla faccia dei Lizard. E mi hanno già eliminato il titano però, raga. Veramente improponibile. Oh, io vado così. Vado de full protezione Ramen a manetta. Too slow. Ma che too slow? Ma guarda tu questo. Pure troppo lento me devo sentire di. Guarda un po'. Ah no, ci provo adesso. Che tryhard next time. Oh. Ma anche no. Andiamo un po'. Ok. Ho messo anche un'isola. Ho paura che i too slow spingano. Mi ricordo che faceva Lumino too slow. O fa solo scena. Deve essere che fa solo scena.
Oh. Piano piano li stiamo colpendo, però dai. Abbiamo mandato indietro anche il too slow. Ma colpisce pure too slow, ma dai. Non vale. È un vantaggio per i nemici. Sto evocando un bordello di ramen, proprio tanti. Siamo riusciti leggermente ad avanzare. Ok. Qualche colpetto lo stiamo tirando. Questa full ramen, vai. Run full ramen. Perché sono gli unici che colpiscono. E perché resistono poi. Più che altro è quella la cosa, resistono. Perché sennò saremmo già alla sconfitta più totale. Ok. Abbiamo un po' un altro sparettino. Vai così. Eliminiamo roba, Peris e ramen a tutto spiano. Così vi voglio. E ha già rievocato l'altra foca però. Ma non può essere. Ma che? Stiamo attaccando i Lizard. Però i Peris mi muoiono come fossero acqua colorata. E dai. Questa si chiama cattiveria dalle mie parti. Ok. Cioè, lo stallo l'abbiamo creato là davanti. Però non riusciamo ad avanzare come dovremmo. Ok, vediamo un po' se riusciamo a evocare Titano. Fatto. Ramen a manetta. Boom. Perché effettivamente se utilizzassimo soltanto i ramen e i Peris, dovremmo riuscire ad arrivare a evocare altri Titani. Però... non si sposta da lì la situazione. È sempre la stessa problematica. Cioè guardate. Maledette foche. Ok, sto per evocare un altro titano. Già evocato l'altra foca però dai, non c'ha senso. Questa evoca foche come fosse acqua colorata. E noi stiamo qua a cercare di colpire due Grizz Lizard che stanno là dietro. Ok. Colpito perché abbiamo fatto un attacco ad ondata. Mi sa che una delle Lizard è morta. Non vorrei dire... una delle Lizard è morta perché ho visto un bordello di punti arrivare. Cioè 30, cioè 30 minuti, raga, quasi di battaglia. Per buttarle giù. Per buttarne giù una. Abbiamo buttato giù una delle Lizard. Ok. Stiamo cominciando ad avanzare un po'. Non so perché. Forse per grazie ai punti della Lizard eliminata. Ok. Evoco pure Butterfly adesso, vai tutto, ci abbiamo più punticini, quindi sfruttiamoli. Cerchiamo di spingere il più possibile. E con sti ramen stupendi. Niente, Butterfly fa finta di combattere, fa proprio finta. No. No, 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 no. Nonostante ci siano due Lizard, quindi meno danni contro di noi, stiamo avendo difficoltà ugualmente. Se sentite qualche rumore strano, sta passando quello del vetro qua sotto. Ci ho messo talmente tanto che è passato il tizio del vetro. Ok. Dai, sto battendo i record di tempo che ci vuole per fare un livello. Ok. Oh, l'è tosta, l'è tosta. Oh, ne sono rimaste due delle Lizard maledette. Due. Non vogliono andare giù. Si stanno coprendo con tutto quello che trovano. Un po' mi lanciano pure le scarpe. Oh, la Butterfly ha fatto qualcosa. La Butterfly ha colpito la foca. Miracolo. Va bene. Finalmente ha cominciato a decidersi di fare qualche danno. Ok. Siamo riusciti ad arrivare davanti ai Lizard di nuovo con i nostri ramen resistentissimi. Per fortuna. Non so se la Butterfly è viva. Non vedo la Butterfly, è già risparita. Cioè non faccio tempo a quella che va giù. Ok, stiamo knockbackando finalmente un po' sti Lizard maledetti. Era ora dopo 30 minuti di battaglia. Ma più che altro voi sarete qui a guardarmi per vedere ce la farà? O saremo qui un anno, un'ora per fare un livello mammiferi? Vabbè, per ora dai. Mi sto lamentando più di tanto. Ok,
Vediamo un po' se il butterfly riesce a prendere la foga. Se ci arriva a colpirla. Sì, no, non ci arriva. Perché il problema è che va in fondo per colpire, fa l'animazione, ma non riesce ad arrivare ad attaccare. Muore prima la farfalla. Quindi pure il suo danno che dovrebbe fare non lo fa. Boh. Non comprendo perché utilizzarla a sto punto. Stiamo per arrivare sotto torre loro. Pezzo alla volta, molto alla lunga. Ok. La foca, vuoi andare giù? Guarda quante perisse c'hai contro, io non capisco. Immortale. Ok, ho evocato un titano. Però è troppo tardi perché già c'è sta la foca a terra. La maledetta foca. Questo tutto per farlo con i livelli bassi. Potevo farlo pure con roba potente che c'avevo. Ne mettevo con un bel Crazed da dietro. Un bel Cyber di quelli enormi. E invece devo stare a combattere con tre foche. È riuscito a fare un attacco il butterfly? Ho visto male. Sembrava. Ok. Ramen riesce a colpire. Arriva un'altra Peris delle mie. Va bene. Diciamo va bene così. Olè. Titano. Un po' di pulizia. Grazie. Altra Peris. Ok, ramen. Ramen è importante perché regge i colpi della Lizard. Abbiamo compreso anche questo. Molto alla lontana, ma l'abbiamo capito finalmente. Chissà se pure, ecco, io non ho ancora evocato mai questo. Vediamo un po' se riesce a fare qualche danno senza farsi colpi. Magari senza farsi colpi dalla foca. State a vedere che è tutta colpa mia che non ho mai evocato un gatto drago, eh. State a vedere. Sono pirla io. È possibile. In effetti sta a debita distanza, quindi potrebbe attaccare senza farsi toccare. No, si è fatto toccare uguale però. Allora, vediamo un po'. Niente. Sta attaccando senza farsi toccare, ma non so quanti danni effettivi sta facendo. Ok, rievoco un altro di loro perché sta reggendo. Sì, sono scemo io. Se mettevo più Drake, probabilmente l'avevamo già eliminato prima. Perché non vengono toccati dalla foca. Hanno una buona distanza, capito? Eh sì. Vedi, vedi, stanno attaccando e non sono stati toccati. Sono pirla. Vabbè, succede, oh. Anche questo è... Ti impara. Il drago è riuscito ad attaccare le Lizard. Per un attimo. Ho sbagliato io fino ad ora. Ok, abbiamo compreso. Poteva essere una soluzione un po' più rapida. Olè. Si sta colpendo pure ad aria. Ci piace. Niente, le ultime due Lizard sono più resistenti di quella che abbiamo ammazzato prima. Ma com'è? Forse perché non abbiamo toccato a sufficienza. Vediamo un po'. Colpetta ad aria, io tiriamo. Prendo un altro Drake perché ho visto che comunque riusciamo a colpire la foca senza farci colpire subito dai Lizard. Però me l'hanno ammazzata una. Il lucerto la drago. Ok. Altra Peris. Oh. Non vuole finire, raga. Non vuole finire. Mannaggia le foche. Che stress. Questo sarà un video che ci metterò più per renderizzarlo che per farvelo vedere. Allora, diciamo stiamo pulendo un attimo la situazione qua davanti. Niente, non mi fanno toccare le Lizard. No, ho evocato un'altra foca. Dai, no, questa è cattiveria, raga. Ok, un titano. Giù lo vogliamo. Olè. Se continua così andiamo a toccare la torre senza riuscire a eliminarlo. Faccio un'ora di video. Ve lo dovete guardare tutto, mi raccomando. La battaglia del secolo. Abbiamo ammazzato la seconda Lizard. Sì. Sì. Madonna, dopo 34 minuti. Dopo 34 minuti di dura battaglia, mammiferi, punto interrogativo, è finita, è finita. Devo buttare giù 400.000 di vita di torre, però non ci stanno più loro. Wow, e io che volevo fare altri eventi, raga, oggi, ma come famo? Ma come famo? Oh, finalmente, mammiferi difficile, più, l'ho buttata giù. Con la combinazione più semplice economica e ci ho messo tutto il tempo che ci voleva. Vai, ce lo dai? Sì, lo certo gatto matto.
e 30 frisk a teo leadership. Tutto sto casino per avere il lucerto gatto matto. Eccolo qua. Andiamo a fare al 10, almeno lo vediamo nella forma. Non ce la faccio con i punti esperienza. Mannaggia la miseria. Peccato. Comunque adesso l'abbiamo sbloccato. Adesso l'abilità non ce le fa vedere perché le fa vedere al 10. Però dai, adesso abbiamo anche il lucerto gatto matto. Non vi faccio vedere gli altri eventi oggi. Volevo farlo, però visto che ci abbiamo messo tantissimo per fare una singola battaglia, voglio vedere se mi ha sbloccato le altre funzioni. Lucertola pazza, novità. Per affrontare il scenario devi prima completare tutti i 9 livelli del gatto matto. Ma io mi sembra che ho fatto quasi tutti i livelli. Forse domani usciranno gli altri che non ho ancora fatto. Boh, vedremo ragazzi, vedremo. Allora, è stata tosta, è stata pesante. Spero che vi sia piaciuta lo stesso. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate hashtag BattleCats qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. E ci vediamo nel prossimo video.